Serata di The Tree of Tales. Questa sera ci saranno le conferenze in italiano. Abbiamo quattro relatori, tutti insomma molto molto importanti, significativi. Ciascuno di loro ha scritto, si occupa di Tolkien da anni. E quindi iniziamo subito con Ivano Sassanelli, che ci parlerà della relazione tra mondo primario e mondo secondario nella lettera numero 142 di Tolkien. Prego Ivano. Grazie agli organizzatori per avermi chiamato a prendere parte a questa relazione e soprattutto per avermi permesso di trattare un tema che ho trattato, avanti Beppe, già in due testi. Il primo è Tolkien e il Vangelo di Gollum, che è una monografia, e il secondo è invece un testo appena uscito, un libro collettaneo che ho curato con Angelo Beneghetti dal titolo Vive in fondo alle cose la freschezza più cara, percorsi umani, letterari e filosofici nella terra di mezzo di Tolkien. Nella lettera 142 sappiamo che la frase forse più famosa è appunto Il Signore degli Anelli, è ovviamente un'opera fondamentalmente religiosa e cattolica. Ho messo il termine ovviamente tra parentesi perché nella prima traduzione, La realtà in trasparenza, il termine of course non era tradotto. Eppure è, diciamo, un inciso che permette di comprendere come in realtà per comprendere quella frase bisognerebbe in un certo qual modo ampliare lo sguardo a tutto quello che è il contesto della lettera e il testo stesso della lettera. Per questo, avanti Beppe, per questo ho deciso di attuare una metodologia cara a noi canonisti, che è ripresa direttamente dal canone 17 del codice di diritto canonico. Chiaramente la situazione è molto diversa, perché qui non ci troviamo davanti a un testo legislativo emanato da un legislatore formale, però il parametro di vedere il significato proprio delle parole all'interno del testo e del contesto è, se ci sono dubbi, di ricorrere ai luoghi paralleli, ossia altri luoghi in cui, in questo caso l'autore, Tolkien, parla della stessa cosa con espressioni similari, oppure rifarsi alla mens legislatoris, in questo caso la mens auctoris. Se si vede la lettera 142, andando più avanti, si vede innanzitutto che l'incipit è mio caro Rob. Da qui si capisce innanzitutto che il destinatario è padre Robert Murray, che era appunto nipote di Sir James Murray, fondatore dell'OED, e amico intimo appunto della famiglia Tolkien. Il termine Rob ci fa intendere appunto che erano amici, che avevano una confidenza, tanto da usare appunto un diminutivo. Questa lettera, inoltre, questo incipit, ci dice ciò che hai detto questa volta e le precedenti. Questo ci porta a dire che la lettera 142 è almeno la terza lettera, in quanto nella prima Tolkien aveva inviato probabilmente le bozze del Signore degli Anelli chiedendo un parere, nella seconda padre Murray aveva inviato un lungo commento nel quale c'erano almeno tre caratteristiche fondamentali. Se andiamo all'altra pagina, tre caratteristiche fondamentali, ossia padre Murray aveva rilevato che innanzitutto la non catalogabilità del testo di Tolkien in un'etichetta precisa, ma quello che ci interessa di più è il senso di forte compatibilità con l'ordine della grazia, e l'altro commento che aveva fatto padre Murray è il paragone tra Galadriel e la Vergine Maria. Quindi all'interno di questo contesto, se andiamo all'altra pagina, all'interno di questo contesto, all'interno di un contesto di una lettera fatta scritta tra due amici, di cui uno era gesuita, quell'of course assume un significato particolare, che secondo me può essere così inteso. Tu sai, tu mi conosci nel profondo, dice Tolkien a padre Murray, tu puoi capirmi in maniera così completa da comprendere che, per come è fatto il mio animo, il racconto che ho scritto, nonostante possa sembrare che la divinità e il soprannaturale non siano presenti e possa ricordare i miti e le leggende antiche prive di un collegamento col cristianesimo, in realtà Il Signore degli Anelli non può che essere un'opera fondamentalmente religiosa e cattolica.
Quindi, andando a vedere la struttura della lettera, vediamo che Padre Mario ha fatto le due osservazioni della positiva compatibilità con l'ordine della grazia e il paragone tra Galadriel e la Madonna. E Tolkien aveva fatto due commenti, cioè credo di sapere esattamente cosa intendi per ordine della grazia e ovviamente il tuo riferimento a Nostra Signora su cui si basa tutta la mia piccola percezione della bellezza sia in maestà sia in semplicità. Se vediamo la prossima pagina, questo è a mio avviso lo schema della lettera, cioè considerazione di Padre Mario sulla positiva compatibilità con l'ordine della grazia, osservazione di Tolkien sull'ordine della grazia, risposta di Tolkien, il Signore degli Anelli è ovviamente un'opera fondamentalmente religiosa, mentre sul riferimento di Galadriel e la Vergine Maria c'è l'aggettivo cattolica. Perché dico questo? Perché innanzitutto bisogna valutare che cosa si intende per religiosa. Innanzitutto che cosa Padre Murray intendeva con positiva compatibilità con l'ordine della grazia. Questo ce lo chiarifica direttamente lui in una lettera che è stata pubblicata sul Tolkien Studies del 2019, una lettera del 1980 destinata a Wick, che stava scrivendo una tesi su Tolkien, nella quale egli dice: io non ho espresso l'opinione che la trilogia contiene riferimenti alla grazia e alla Vergine Maria, cioè in sostanza lui non stava facendo un'allegoria. Ciò significherebbe insinuare che esso contenga affermazioni teologiche che nessuno avrebbe potuto pensare. Io intendevo dire che l'opera è immersa in un'atmosfera che suggerisce l'ordine della grazia e che i personaggi femminili, ognuno a loro modo, sembrano come riflessi di Nostra Signora. Ossia che dalla lettura del testo si inferisce, lui percepisce che c'è un qualcosa di più rispetto al senso materialistico, un soprannaturale, che appunto suggerisce l'ordine della grazia. Tolkien gli risponde: credo di sapere esattamente cosa intendi per ordine della grazia, e gli dice: ovviamente il Signore degli Anelli è un'opera fondamentalmente religiosa. Qui bisogna comprendere che cosa si intende, che cosa Tolkien intendeva per religioso. E possiamo ricorrere a un luogo parallelo, che è quello della lettera numero 210 del giugno del 58 a Ackerman, nel quale, parlando dell'Embas, oltre alla caratteristica funzionale dell'Embas, dice: il Lembas ha anche un significato molto più ampio, di un tipo che uno potrebbe con esitazione chiamare religioso. Ora, dice con esitazione perché chiaramente il Lembas non copre tutti i significati del termine religioso, ma lo porta con sé. E qui fa il riferimento al capitolo Montefato. Questo capitolo, andando all'altra pagina, dice: il Lembas nutriva la volontà e dava la forza per resistere e controllare tendini e arti oltre la misura di tipo mortale. Questo significa che il concetto di religioso che aveva Tolkien designava appunto la possibilità, dando all'altra pagina, la possibilità mediante un elemento naturale, ossia il Lembas, di accedere a una condizione soprannaturale, ossia ottenere volontà, forza e controllo in una misura superiore rispetto a quelli normalmente posseduti dalla natura mortale. E quindi c'è una compresenza e armonia di natura e soprannatura, divino umano, ordine della natura e ordine della grazia. Passando oltre, per quanto riguarda il termine cattolico, invece, Tolkien dice: è un'opera fondamentalmente religiosa e cattolica, all'inizio lo è stata inconsciamente, ma lo è diventata consapevolmente nella revisione. Poi dice: l'elemento religioso è infatti assorbito, usa proprio il termine is absorbed, nella storia e nel simbolismo. Dovrei essere grato di essere stato educato da quando avevo 8 anni in una fede che mi ha rafforzato e mi ha insegnato tutto quel poco che so. Passando oltre, notiamo come appunto queste parole testimoniano sia il metodo di scrittura di Tolkien sia la comprensione che egli aveva dell'opera, cioè egli componeva lasciandosi guidare dalla storia che si evolveva sotto la sua penna. In questo flusso narrativo inseriva al momento opportuno elementi che derivavano da sue esperienze, riflessioni, ricordi, studi, passioni, mettendoli in prosa non come allegorie, ma come tasselli fondamentali per la costruzione di storie, luoghi e personaggi. E così si arricchiva il calderone del suo racconto.
durante però la revisione, tutto questo riemergeva agli occhi del lettore Tolkien, che, smessi i panni dello scrittore, poteva rintracciare nei suoi testi quegli elementi che egli stesso aveva inserito e che non gli erano stati immediatamente evidenti. Interessante ciò che Tolkien dice per quanto riguarda l'elemento religioso nella lettera numero 131 a Milton Waldman, in cui dice: il mito e la fiaba devono, come tutta l'arte, riflettere, contenere disciolti, dice containing solution, elementi di verità o errori morali e religiosi. Quindi c'è un parallelismo, andando all'altra pagina, c'è un parallelismo tra le due lettere. È come se, siccome gli elementi di verità e gli errori morali e religiosi devono essere non espliciti, ma disciolti nei miti e nelle fiabe, allo stesso modo il Signore degli Anelli e Legendarium avevano l'elemento religioso assorbito nella storia e nel simbolismo. Quindi c'è da domandarsi qual è il ruolo del cattolicesimo in Tolkien. E qui ci aiuta la lettera numero 213 del 58 a Webster, nel quale dice: fatti, ci sono fatti più significativi che hanno qualche relazione con l'opera. Io sono cristiano, cosa che si può dedurre dai miei racconti. Qui molto probabilmente lui si stava riferendo al fatto che lui era un credente, quindi all'elemento religioso della sua opera. E in effetti cattolico. Quest'ultimo fatto forse non si riesce a dedurre, anche se un commentatore per lettera ha affermato che le invocazioni a Elbereth, il personaggio di Galadriel, come descritto direttamente oppure attraverso le parole di Gimli e Sam, fossero chiaramente connessi alla devozione cattolica per Maria. Un altro ha visto nel pane di via il Lembas, il viatico, e nel riferimento al fatto che nutrisse la volontà e che fosse più potente se preso a digiuno, una derivazione dall'Eucaristia, cioè cose molto più elevate possono colorarci la mente quando ci occupiamo delle cose minori di una fiaba. Attenzione, qui lui riferisce il termine cattolico a ciò che è proprio della religione cattolica, ossia la derivazione da Maria, quindi il culto alla Vergine Maria, e l'Eucarestia. Però attenzione, qui Tolkien fa una sottolineatura, diciamo, sminuisce quello che il lettore gli ha detto, ossia il paragone tra il Lembas e l'Eucaristia, e gli dice in sostanza: cose molto più elevate possono colorarci la mente quando ci occupiamo di storie, di cose minori come la fiaba. Cioè gli sta dicendo in sostanza: quello che tu hai fatto è un'allegoria, io non l'ho pensata così, tanto che nell'altra lettera lui aveva parlato del Lembas sotto l'aspetto del religioso, non del cattolico. Per questo, andiamo avanti, esistono due direzioni del rapporto tra il cattolicesimo e l'opera tolkieniana. Da un lato, il cattolicesimo è stato per Tolkien come l'acqua che, assorbita nella storia e nelle semplificazioni presenti nelle sue opere, ha costituito una specie di fiume carsico che scorreva sotto le fondamenta di Arda e ritornava alla luce sotto forma di fonte, alla quale egli ha potuto abbeverarsi in maniera cosciente o inconsapevole nel momento in cui ha dovuto descrivere e raccontare le stupefacenti creazioni e meraviglie provenienti dalla sua fantasia, che come tratto di penna su un foglio sono diventate narrazioni di divinità, angeli, stregoni, elfi e creature fantastiche della Terra di Mezzo. Dall'altro lato, così come lui dice anche nella lettera 328, questo dimostra quando uno scrittore è al tempo stesso un cattolico e, come direbbe il Concilio, un Christi Fidelis Laicus, che, orientando a Dio le realtà temporali senza forzature, senza allegorie, ma rispettando tali realtà nella loro autonomia, permette al creatore del mondo primario, che attraverso la grande eucatastrofe il Vangelo ha santificato le leggende e le fiabe, di entrare nella dinamica narrativa, artistica e subcreazionale, facendo breccia nei cuori di coloro che hanno accettato la sfida di farsi coinvolgere in un'avventura letteraria. Così la santità si dispiega dall'opera ai lettori. Come questo sia possibile non lo sa nemmeno l'autore. Indispensabile però è che quando il creatore del mondo primario agisce anche mediante le opere dei subcreatori del mondo secondario, chi legge abbia in sé quella santità recettiva di cui parla Tolkien. Perché ho detto senza forzature e senza allegorie? Perché Tolkien non utilizza né il metodo dell'allegoria né quello
dell'applicabilità. Infatti, per quanto riguarda l'allegoria, se torni un po' su, Beppe, l'allegoria io l'ho rappresentata in questa maniera. Esiste la persona allegorizzata, per esempio la Vergine Maria del mondo primario, che è rappresentata nel personaggio allegorizzante Galadriel del mondo secondario, che è a sua volta figura e allegoria della persona allegorizzata. E in questo schema la somiglianza o la dissomiglianza del personaggio allegorizzante, quindi Galadriel, rispetto alla persona allegorizzata, la Vergine Maria, fa variare la valutazione del lettore circa la fede e l'ortodossia dell'autore, quindi Tolkien, rispetto alla religione da lui professata. In sostanza, più il mondo secondario, che perde di significato e importanza, infatti l'ho messo più piccolino, assomiglia e si risolve nel mondo primario, che risulta essere la realtà fondamentale, per questo l'ho messo più grande, più l'autore è considerato, per esempio, cattolico. Per quanto riguarda l'applicabilità, esistono due tipi di applicazione. L'applicazione diretta, che è quella poi che faceva Tolkien quando diceva Mordor è in mezzo a noi, oppure gli orchi non sono tutti dall'altra parte, è quando le categorie religiose, morali, dei personaggi e sociopolitiche del mondo secondario si applicano al mondo primario, andando dal testo alla vita. Poi c'è l'applicazione inversa, ossia quando le categorie religiose, morali di personaggi, sociopolitiche del mondo primario vengono applicate al mondo secondario, in un passaggio dalla vita al testo. E questa è molto più pericolosa, perché spesso e volentieri noi con i nostri occhi valutiamo quello che è il testo di Tolkien con le nostre categorie e inferiamo che quello in realtà era la volontà di Tolkien, quindi lo facciamo diventare lui l'autore in realtà delle categorie che poniamo noi e arriviamo poi all'allegoria. In realtà Tolkien ci dice una cosa nella bozza di lettera 181 del 1956, dice: nell'opera non c'è alcuna allegoria morale, politica e dell'attualità. Così nel racconto viene inevitabilmente introdotto qualcosa delle riflessioni e dei valori del narratore. Questa non è allegoria. Tutti noi, in gruppi o come individui, esemplifichiamo principi generali, ma non li rappresentiamo. E poi cita la faccenda di Gollum, che non è un tipo, ma è un personaggio. E allora, per noi studiosi, qual è il metodo? A mio avviso ce lo dice Tolkien stesso, nella lettera 337 del 72, nel quale proprio parla degli accademici e dice: per me la cosa più interessante da considerare è l'uso particolare che viene fatto in una situazione particolare, cioè nella narrazione, di qualche motivo che sia inventato, deliberatamente preso in prestito o inconsciamente ricordato. E allora io ho fatto una specie di schema di quello che secondo me è l'esemplificazione tolkieniana, ossia ci sono le fonti del mondo primario e queste fonti, Beppe, se abbassi un pochino la slide, queste fonti possono essere pagane, cristiane, post-cristiane, cattoliche, tradizionali, letterarie, moderne, postmoderne. Da queste fonti, se sali un attimo, da queste fonti Tolkien distilla dei principi generali o motivi che vengono poi esemplificati nel mondo secondario. Chiaramente questo schema è possibile leggerlo anche al contrario, ne parlavamo ieri con Beppe, cioè partire dal mondo secondario, arrivare ai principi generali e capire poi quali sono le fonti. E i racconti tolkieniani hanno due caratteristiche, non sono né pagane né cristiane, né pagane e cristiane insieme, né pagane e cristiane in armonia, eccetera, eccetera, ma sono religiose nella narrazione e santificate nella loro essenza eucatastrofica. Questi sono i due aggettivi che Tolkien dà alle sue storie. Faccio due esempi. Il 25 marzo, Tolkien prende dal mondo primario il fatto che il 25 marzo, questo poi lo dice anche nel saggio sulle fiabe, è il giorno dell'annunciazione, che è l'eucatastrofe della storia dell'uomo. Prende da qui, distilla un principio che il 25 marzo è il giorno dell'eucatastrofe,
e lo esemplifica all'interno del mondo secondario, dicendo che il 25 marzo è il giorno dell'ocatastrofe nella Terra di Mezzo, attraverso la distruzione dell'anello e la sconfitta di Sauron. Un secondo esempio è il famoso esempio di Galadriel e della Vergine Maria. Lui prende il culto di Maria dal mondo primario, distilla un principio che secondo me è contenuto nella lettera del 41, del 43, del 41 a figlio Michael, nel quale lui dice: anche la donna è un essere umano caduto con un'anima in pericolo, ma combinata e armonizzata con la religione, come era molto tempo fa, producendo molta di quella splendida devozione a Nostra Signora, essa può essere molto nobile. Questo principio generale viene poi commistionato anche con altre cose, è inserito nel personaggio di Galadriel nel mondo secondario, tanto che egli stesso nella lettera 320 dice: penso che sia vero che devo molto di questo personaggio agli insegnamenti e all'immaginario cristiano e cattolici su Maria, ma in realtà Galadriel era una penitente. Quindi, esemplificando quel principio che troviamo nella lettera al figlio Michael, troviamo Galadriel, una dama elfica penitente, ma al tempo stesso nobilitata. Grazie. Grazie, ringraziamo Ivano, e allora cedo subito la parola a Manuel Marras, colonna portante di Radio Brea e di Sentieri Tolkieniani, e poi le domande le faremo qui tutte alla fine. Prego Manuel, il titolo è Immagini di morte nella Terra di Mezzo. Grazie mille anche a coloro che mi hanno invitato a essere qui. Ora immagino che voi alle 9:41 della domenica sera siate contentissimi di parlare di morte, penso che sia proprio il vostro pensiero primario, siete proprio contenti di essere qui con me per questo. Battute a parte, perché immagini di morte nella Terra di Mezzo? Spesso ci si è chiesti, e al tempo di Tolkien già scrivevano a Tolkien alcuni lettori, chiedendo sostanzialmente di conoscere quale fosse il tema o i temi principali del Signore degli Anelli, quelli che loro avevano potuto intravedere. Spesso in queste lettere questi lettori parlavano di tema principale come il tema del potere, del dominio, della guerra, e Tolkien risponde dicendo che in realtà probabilmente il main theme che lui ha in mente è un altro. Vado a leggervi alcuni stralci di alcune lettere, sono tutte quante composte tra il 56 e il 58. La prima è la lettera 186. Io non penso che il potere o il dominio siano il vero centro della mia storia, ma forniscono il tema della guerra, riguardo qualcosa di sufficientemente oscuro e minaccioso da sembrare al momento di suprema importanza, ma è principalmente un setting in cui i personaggi possono svelarsi. Il vero tema per me riguarda qualcosa di molto più permanente e difficile: morte e immortalità. Il mistero dell'amore per il mondo nei cuori di una razza destinata a lasciarlo e apparentemente a perderlo, l'angoscia nei cuori di una razza destinata a non lasciarlo finché tutta la sua storia suscitata dal male sia completata. Evidentemente sta parlando degli uomini e degli elfi, coloro che sono destinati, tra virgolette, Tolkien mette questa parola tra virgolette, a lasciare il mondo, e coloro invece che sono destinati ad aspettare che tutta la storia del mondo si sia completata per poterlo lasciare. Nella lettera invece 203 del 57 Tolkien ci dice: non c'è un simbolismo o un'allegoria consapevole nella mia storia. Allegorie del tipo 5 stregoni uguale 5 sensi sono del tutto estranee al mio modo di pensare. Ci sono 5 stregoni e questo è solamente un aspetto della storia. Chiedere se gli orchi sono comunisti per me ha tanto senso quanto chiedere se i comunisti sono orchi. Ma se dovessi dirlo, qualora mi venisse chiesto, la storia non parla del potere del dominio. Essi danno solamente il setting che mette in moto gli eventi. Si tratta della morte e del desiderio di immortalità, che è poco più che dire
che questo racconto è stato scritto da un uomo. Ve ne propongo ancora uno stralcio dalla lettera 211. Teologicamente, se il termine non fosse troppo grandioso, pomposo, immagino che il quadro sia meno dissonante per coloro che, incluso me stesso, credono che esista, che ci sia una verità. Tuttavia, io ho deliberatamente scritto una storia che è costruita su o fuori da certe idee religiose, ma non è un'allegoria di queste o alcunché di simile. E non le menziono apertamente, ma ancor meno le predica. E non voglio adesso allontanarmi da questo stile e avventurarmi in disquisizioni teologiche per le quali non mi sento tagliato. Ma posso dire che se la storia è above anything, è su qualcosa, tratta di qualcosa, oltre che di se stessa, non è come sembra ampiamente pensato rispetto al potere. Questo già tra l'altro ci dice come già, in qualche modo, già all'epoca di Tolkien fosse stato, non dico travisato, ma accolto in una maniera diversa da quello che lui stesso pensava, no? Siamo praticamente coevi alla pubblicazione con queste lettere, quindi già i primi lettori. La ricerca del potere è solamente la forza motrice che mette in moto gli eventi ed è relativamente non importante. Il racconto riguarda principalmente la morte e l'immortalità e le scappatoie, longevità seriale e memoria tesaurizzante, memoria accumulatrice. Tra l'altro vi chiedo scusa se ogni tanto rallento solo perché ho deciso di tradurvi direttamente dall'inglese perché penso sia più preciso, un po' più letterale, ma forse ci aiuta a entrare meglio anche nell'idea. Concludo con una lettera 208 e 58 che ci indirizza ancora di più. Finora abbiamo visto che i due poli sono morte e immortalità. Stiamo girando intorno a questi due poli. Morte e immortalità proposte sulle due razze dei figli di Eru. Elfi per l'immortalità, uomini per la morte. Qui, nella lettera 208, invece, Tolkien sembra dirci che il tema principale è proprio quello della morte. Per quanto riguarda il messaggio, in realtà non ne ho nessuno, dice Tolkien, questo per sottolineare come non ci fosse un'allegoria volontaria. Se intende il consapevole proposito di scrivere il Signore degli Anelli o di predicare o di fornire una mia propria visione speciale della verità che sarebbe stata rivelata a me. Io ho principalmente scritto una storia interessante in un'atmosfera, in uno scenario che io trovo personalmente attraente. Ma in questo processo, inevitabilmente, alcune idee, gusti, convinzioni propri miei sono entrati in essa. Anche se solo leggendo il lavoro io stesso con le critiche, quindi con le critiche che potevano essergli mosse in mente, mi sono accorto del predominio del tema della morte. Allora, arrivati a questo punto, direi che appare chiaro, il tema del Signore degli Anelli è la morte. Ce lo dice Tolkien. Non si può sfuggire da questa lettura. Allora, mi pare interessante a questo punto provare a vedere, ed ecco le immagini di morte nella terra di mezzo, provare a vedere alcune delle morti, non abbiamo tempo di vederle tutte, sono parecchie, che compaiono nel Signore degli Anelli, e provare ad analizzarle brevemente. Inizierei proponendovi la morte di Denethor, che è forse una delle più spettacolari, infatti anche cinematograficamente l'hanno resa in maniera piuttosto spettacolare, no? Che vi dico già, dal mio punto di vista la definisco un po' una cattiva morte, ma penso sia evidente, Denethor è un personaggio non esattamente positivo, non è, visto che Tolkien non è manicheo,
e non propone personaggi manichei completamente bianchi o neri, completamente luminosi o scuri, personaggio che è una via di mezzo, però è evidente che non è proprio l'esempio dell'eroe positivo. Denethor chi è? È il padre di Boromir e di Faramir, lo sappiamo, ci viene descritto come un uomo severo e risoluto e sappiamo che non è intenzionato, per esempio, a cedere il potere ad Aragorn. Ci viene proprio detto, no? Nel momento finale, quando Faramir ormai sta morendo, almeno apparentemente, Boromir è morto, Denethor si trova praticamente a non avere più nulla, c'è una battaglia che infuria Minas Tirith, per come vede lui le cose, il mondo è finito e lui non ha più niente da difendere in questo mondo, i suoi figli sono morti, tutti e due. Decide di uccidere sé e suo figlio, che ritiene già ormai morto, e in questo momento, quando poi Gandalf arriva per cercare di fermarlo, in un dialogo fra i due, Denethor dice queste parole. Anche se, e si riferisce ad Aragorn, anche se Aragorn mi provasse il suo diritto, verrebbe semplicemente dalla discendenza di Isildur. Non cederò innanzi a uno simile, l'ultimo di una cenciosa casata, da lungo tempo privata di nobiltà e dignità. Vorrei che le cose fossero state come sono state tutti i giorni della mia vita e ai tempi dei miei antenati prima di me. Essere il signore di questa città in pace e lasciare il mio seggio a mio figlio dopo di me. Se noi andiamo a estrapolare un attimo il senso di questo discorso, vediamo che Denethor è fondamentalmente un uomo completamente ripiegato non solo su se stesso, parla sempre di se stesso, non lascerei ad Aragorn, non cederò innanzi a uno simile, ma anche ripiegato al passato. Vorrei che le cose fossero... E, passo successivo, guardando i grandi re del passato, cerca di spettacolarizzare la propria morte. Crea un vero e proprio show, fondamentalmente, no? Già con tutta la parte precedente, no? Ci dice sempre Denethor, io mi avvio ora alla mia pira, alla mia pira. Niente tombe per Denethor e Faramir, niente tombe. Niente lungo e lento sonno di morte imbalsamati. Noi bruceremo come i re pagani. Due attenzioni. C'era già un culto di spettacolarizzazione dei morti a Minas Tirith, ovviamente fra i ricchi, no? Si parla di questo, di essere tra i ricchi, fra i nobili, si parla di queste imbalsamazioni. Ora, io non so voi, ma farsi imbalsamare è evidentemente, no? un eccesso, una spettacolarizzazione di ciò che, no? riguarda il proprio corpo nell'atto della morte. E quindi c'era già un culto del genere, culto che noi sappiamo dal Silmarillion, in parte c'era già anche in Numenor, sostanzialmente. Ma qui dentro cita anche i re pagani, no? Cita i re pagani, allora, come dicevano prima, se vado a vedere la fonte nel mondo primario, probabilmente Tolkien butta un occhio, no? ai popoli antichi, sia del Nord Europa che della Grecia, e un'idea che i re pagani si facessero bruciare c'era, ok? Ma se guardo all'interno del Signore degli Anelli, i re pagani erano quelli di Numenor che erano caduti sotto l'inganno di Sauron e quindi si trovavano fondamentalmente a fare un vero e proprio culto da un lato della morte, ma dall'altro un culto satanico tributato a Morgoth. A questo punto iniziamo a capire, no? Denethor con un richiamo al paganesimo, da un lato il culto satanico, dall'altro un culto della morte che è una spettacolarizzazione della morte, ma anche un'eternalizzazione della morte. Pensate, verrà cantato nei secoli a venire che io sono morto sulla mia pira, no? Con Faramir, no? Tutto ripiegato al ricordo, in una totale assenza di speranza, è l'emblema della disperazione. Adesso io non vi leggo tutto il passo, ma se uno legge tutto il passo è l'emblema della disperazione dentro in questo momento. Non vede uno spiraglio, non c'è una luce, non c'è uno squarcio. Suicidio, va bene, atto violento, l'uccisione anche di suo figlio. Gandalf gli fa notare una cosa importante: non ti è stata data l'autorità, sovrintendente di Gondor, di ordinare l'ora della tua morte. Sottolineo questa cosa, ricordate dopo quando parleremo di Aragorn, sarà interessante. Non ti è data l'autorità di ordinare l'ora della tua morte. Poi
poi Aragorn vedremo che invece lo farà. E solo i re pagani, sotto il dominio dell'oscuro potere, si comportavano così, suicidandosi in preda all'orgoglio, e questa è l'ultima caratteristica, e alla disperazione, assassinando i loro familiari per alleggerire la propria morte. Allora, questa roba dell'orgoglio ci porta, dobbiamo fare una piccola deviazione, verso un'opera considerata minore di Tolkien, che è il Beornot, figlio di Beornel. È un'opera in realtà filologica, perché nasce da un'idea filologica, cioè la traduzione di un termine che è Offermod, che si trova in un testo che Tolkien stava studiando, la battaglia di Maldon, che in qualche modo diventa l'antefatto poi della pièce teatrale. Se avete modo di leggere un testo brevissimo, molto bello, no? Leggetelo, perché ci dice qualcosa da questo punto di vista. E Tolkien presenta fondamentalmente Beornel, figlio di Beornel, che sta vincendo questa battaglia contro i vichinghi, vengono favoriti, ma poi cosa succede? Perché sta vincendo? Perché questi vichinghi stanno passando su uno stretto passaggio e quindi li uccidono poco alla volta, fondamentalmente, non riescono a venire avanti. I vichinghi mandano il loro mistero e dire, però non è una battaglia pari, non sei onorevole, e allora per il suo orgoglio smisurato, questa traduzione del termine Offermod, cosa dice? Beh, io arretro, facciamo venire i vichinghi di qua e combattiamoci ad armi pari. Inutile dire che i Sassoni vengono sterminati, compresi tutti quelli della famiglia di Beornot. L'assonanza c'è, ci dice qualcosa. Di nuovo, forse una fonte dal mondo primario. Passiamo un attimo ad Aragorn. Morte di Aragorn è raccontata nell'appendice A, ed è molto molto interessante, perché il setting è completamente diverso. Aragorn, quando decide di morire, lascia il suo regno in pace. È tutto a posto. E l'ordine è ristabilito, la giustizia c'è, c'è un figlio adulto pronto a prendere il suo potere, ha sistemato tutte le cose che doveva sistemare, va a dare il potere al figlio e si avvia al lungo sonno. Ed è interessante, Aragorn di se stesso dice, io adesso dormirò. Non parla di morte, io adesso dormirò. La lunga vita che gli era data in quanto discendente dei Numenoreani dava questa possibilità di scegliere il momento della propria morte. Posporlo però significava morire lo stesso a un certo punto, in preda, tra l'altro, se vediamo sempre Silmarillion, a momenti decisamente di follia, di scelta appunto come il culto pagano. Questa scena è molto molto comunque drammatica, non solo perché Aragorn sceglie di morire, ma perché accanto a lui c'è Arwen. Arwen non comprende la scelta di Aragorn, in primis quantomeno. Ci viene detto che la scelta del re le aveva lasciato l'amaro sapore della mortalità. Lei, fanciulla elfica, sente l'amaro sapore della mortalità. Se avete modo di guardare, ovunque muore un personaggio in Tolkien, per quelli che resta, a quelli che restano viene detto che provano amarezza, tutti. Bilbo dice amare la nostra avventura se doveva finire così. Qui c'è appunto l'amaro sapore della mortalità, la morte di Theoden, viene detto che c'è Eomer, che è evidente che tra virgolette tranquillo nel pieno di una battaglia, ma ha comunque questa sensazione di amarezza. E proprio Arwen, parlando con Aragorn, dice: fino ad adesso non avevo compreso la storia della tua gente e della loro caduta. Li disprezzavo come se fossero sciocchi e malvagi, ma ho pietà di loro alla fine, perché se questo è, come dicono gli Eldar, il dono dell'uno agli uomini, è assai amaro da ricevere. Qua nasce una seconda cosa che finora non vi ho detto, ma è importantissima. La morte è il dono di Eru, dell'uno, per gli uomini. E noi giustamente potremmo, noi che siamo uomini, possiamo dire, bel pacco che ci hai filato come dono, no? Però è importante, perché è qui si gioca tutta la vicenda, ed è il modo in cui Aragorn affronta la morte che ci fa capire che è davvero è il dono dell'uno agli uomini. Come risponde Aragorn a Arwen? Nella tristezza dobbiamo andarcene, ma non nella disperazione. Guarda, non siamo legati per sempre ai circoli del mondo, e al di là di essi vi è più della memoria. Sembra uno schema antitetico rispetto a quello di Denethor.
Sostanzialmente Aragorn sceglie la morte come compagna, sostanzialmente, adesso dormirò, è una scelta, dopo aver compiuto tutto ciò che era necessario, dopo aver dato tutto quello che aveva dato, quasi un biblico sazio di giorni, no? Ci può risuonare nelle orecchie, resta la maestra della morte, ma c'è la certezza che al di là vi è di più della memoria. A differenza di Denethor, che era rivolto al passato, al ricordo dell'antichità, alla memoria dell'antichità, vi è di più di là del ricordo. Ed è bellissimo perché Aragorn conclude così nel salutare Arwen. Le ultime parole di Arwen sono rivolte ad Aragorn e lo chiama Estelle, Estelle, che è il nome elfico di Aragorn, ma che noi sappiamo significa anche speranza. Queste sono le ultime parole, no? Si chiude in qualche modo nella speranza. Ultimo tentativo, brevissimo, pentimento in punto di morte. Abbiamo Boromir, che poi è una storia speculatoria, ma non vi racconto di Thorin, vi racconto di Boromir. Sappiamo tutti che, insomma, Boromir tradisce la compagnia, sostanzialmente tenta di prendere l'anello a Frodo, poi si redime, si rende conto di quello che ha fatto e cerca di difendere gli Hobbit. Muore, perché fondamentalmente viene colpito, e come viene trovato? Seduto con la schiena appoggiata a un grande albero, come se stesse riposando. Torna al tema, no, del sonno, del riposo, come se stesse riposando. Trafitto da molte frecce dalle piume nere. La sua spada era ancora nella sua mano, ma era rotta vicino all'impugnatura, il corno spaccato in due stava al suo fianco. Molti orchi giacevano uccisi, ammucchiati intorno a lui e ai suoi piedi. Io penso che chiunque abbia letto almeno una volta la chanson de Roland possa aver fatto un accostamento tra l'immagine della chanson de Roland, lui con la spada, l'olifante, no, belli, tenuti in mano Marotti, tutti i corpi dei saraceni intorno, e Boromir. La descrizione è molto molto simile. Le ultime parole dette col fiatone ad Aragorn sono: ho cercato di prendere l'anello Frodo, chiedo perdono, ho pagato. E qui, se andiamo sempre un po' alle fonti che possono esserci, sembra uno di questi pentimenti in punto di morte con richiesta di battesimo, che sono anche un topos della letteratura medievale, no? E quindi ritorna qualcosa del genere. Provo a darvi una pennellata finale, quindi da questo piccolo excursus, ripeto, ci vorrebbe molto più tempo, risultano tre cose, tre tipi di morte che Tolkien prova a proporci. Una è l'accettazione del dono di Dio, del dono di Eru. Al di là del mondo vi è più del ricordo. L'altra è invece, no, un ripiegarsi su se stessi, sul proprio orgoglio, sul proprio egoismo, rimanere anconati al ricordo, cercare di eternalizzare il proprio ricordo. La terza è appunto un agire la morte come occasione di riscatto, di pentimento. Vi ringrazio. Grazie Manuel, e allora passiamo alla terza relatrice, Roberta Tosi. Roberta è una importante esperta di storia dell'arte e ha scritto un libro molto interessante sull'arte di Tolkien, perché Tolkien era anche illustratore, e quindi il titolo del suo intervento è un titolo, insomma, interessante, che ci spiegherà: sulle pietre e sugli alberi giace un incantesimo. L'albero di Tolkien, la sua arte e le sue storie. Grazie. Grazie ovviamente per questo invito. Ecco. Iniziamo dalla prima slide, mi sa che questa siamo già alla quarta o la quinta. Perfetto, eravamo già alla fine. Vediamo di alleggerire, dopo aver parlato di morte e mortalità, torniamo al tema degli alberi, perché... Io mi sono proprio ispirata al fatto che, insomma, anche tutto questo percorso che è stato iniziato qui al meeting è proprio sul tema degli alberi, dell'albero di Tolkien, l'albero delle storie, e perché poi, insomma, questo soggetto era un soggetto a Tolkien veramente molto molto caro. Ed è molto interessante, a mio avviso, vedere come davvero la realtà primaria e il mondo secondario su questo tema confluissero in una maniera magnifica. Possiamo andare con la prossima slide, e il titolo io l'ho preso proprio da questa poesia, che è una poesia
dedicata agli alberi, che Tolkien iniziò a scrivere intorno al 1915, quindi durante il periodo di convalescenza anche della Battaglia delle Somme, che è Gli alberi di Cortirion. È una poesia bellissima e anche, devo dire, molto lunga e molto articolata. Io qui ho voluto semplicemente prendere l'ultimo passaggio, perché sennò ci sarebbe voluto praticamente tutto il mio intervento solo sulla poesia, però ve la voglio leggere. Non troverò le volte e le sabbie infuocate, dove regna il sole, e nevi tremende osar non sanno, né cercherò in scuri monti le terre celate di uomini del tempo persi, per cui strade non vanno, non baderò al richiamo di fragorose campane che suonano ferreo il battaglio da torri sovrane di re del mondo. Qui, su pietre e rami, c'è l'incanto ancora di perdite mai scordate, di memoria benedetta, più che ricchezza umana. Qui, non vinto, dimora il popolo immortale, sotto olmi languenti, alla minore, un tempo, gli antichi reami splendenti. E secondo me già questa poesia, secondo me, ci spalanca il cuore ad una bellezza davvero struggente. Qui su pietre e rami, appunto, c'è l'incanto ancora di perdite mai scordate, di memoria benedetta, più che ricchezza umana. Secondo me c'è già veramente il sentimento col quale Tolkien approcciava a queste creature della natura, potremmo chiamarle, potremmo definirle così, no? Quindi le guardava come un qualcosa che per l'uomo diventava un segno anche di una benedizione, di una vera benedizione. Questa poesia, dicevo, aveva iniziato a scriverla intorno al novembre del 1915, ma poi la riprenderà nel 1937 e infine addirittura sarà inserita all'interno delle avventure di Tom Bombadil nel 1962, quindi per dire come questo soggetto comunque continuasse a riflettersi nella sua memoria e continuasse a essere continuamente sollecitato da Tolkien per dargli anche una compiutezza. E quanto ci indica quanto Tolkien fosse davvero legato al tema degli alberi. Certo, per lui, come dicevo, realtà poi il primario e il mondo secondario si intersecavano, perché essendo vissuto a Sayre Hall, in questa realtà comunque da bambino, che lo aveva fatto vivere in una sorta, potremmo chiamarla, di contea, no? Dove lui effettivamente viveva circondato da un paesaggio meraviglioso, la stessa poesia in effetti vuole essere quasi una celebrazione del Warwickshire, quindi la città della terra degli olmi, alla minore del reame fatato e poi la terra di Lúthien. Quindi c'è tutto veramente un percorso affascinantissimo. L'olmo, tra l'altro, che poi rivedremo anche, ve ne parlerò anche un attimo più avanti, che in inglese si dice elm, sarà una presenza significativa nei racconti stessi di Tolkien, cioè proprio la pianta, l'olmo, la ritroveremo spesso citata, oltre che nella sua arte, nei suoi soggetti, nei suoi acquarelli, e perfino nelle sue lingue, perché abbiamo che nei primi stadi delle sue costruzioni linguistiche, elm diventa un'esclamazione e sta a indicare meraviglioso. Quindi, secondo me, ci apre veramente il cuore una definizione di questo genere. Perché sicuramente con meraviglia, che comunque Tolkien guardava a queste espressioni della natura e poi si intratteneva con la sua arte. Andiamo avanti. Vediamo per esempio questo piccolissimo acquerello, perché poi è più o meno queste dimensioni, se non vado errata, che fa parte tra l'altro del primo blocco di appunti che Tolkien aveva, il primo blocco dei suoi disegni che Tolkien teneva, quindi prima ancora che iniziasse l'università, che non ha un titolo, ma che in realtà rappresenta proprio appunto un ontano in riva ad un ruscello. E vediamo con quanta delicatezza Tolkien si intratteneva davvero nel disegnare questi alberi, cioè tutta anche l'accuratezza con la quale andava a elaborare ogni singola fogliolina. Poteva, potremmo dire, anche lavorare in maniera un po' più grossolana, insomma non era qualcosa, c'era un disegno per lui in fondo, invece si vede davvero l'amore col quale lui con un'attenzione miniaturistica lavorava davvero su ogni singolo particolare, e potremmo dire che insomma questo ci dà già
un po' una visione di quelli che poi saranno gli alberi che Tolkien continuerà nella sua vita a illustrare e a disegnare. Andiamo avanti. Per esempio, ecco, già con il primo, con il precedente acquerello, vediamo come insomma la sua visione fosse anche en plein air, quindi potremmo dire a livello impressionista, i primi suoi disegni, le prime sue illustrazioni nascono veramente dal vivo, dal paesaggio che lo circondava. Come questo, che si chiama Foxglove Year, del 2 luglio del 1913, che rappresenta proprio una delle viste di Birmingham che Tolkien insomma meglio conosceva e che ci inoltra davvero in un paesaggio quasi impressionista, dove c'è la lumeggiatura e toni vivaci che creano già dei contrasti molto, molto significativi, che ci inoltrano letteralmente nel paesaggio fino ad arrivare a sfondare lo sguardo questo cielo che si intravede oltre la presenza degli alberi. Foxglove perché si dice che quell'anno, il 1913, ci fosse una presenza molto accentuata di queste piante, che era la pianta del digitale, e per quello insomma aveva dato l'occasione anche a Tolkien per realizzare, se vogliamo, un acquerello anche molto piacevole da vedere, tanto che Tolkien stesso poi lo firmerà mettendoci Pinksit, quindi per dire appunto l'ho proprio firmato io, questo l'ho fatto io, è una mia opera. Ed è un'immagine, una visione molto vicina a quella di Dance Garth, che è questo bosco di rose nello Yorkshire, che proprio anche come questa, potremmo dire, come soggetto, ovviamente questa è una, come dire, una fotografia presa a caso, quindi però ben si ricollega al bosco che Tolkien era solito insomma frequentare, potremmo dire così. Tant'è che proprio in questo Dance Garth, la moglie Edith, ma il lapsus non è, come dire, quasi casuale, nel 1917 si dice che danzerà appunto per il marito e da qui nascerà poi tutto il racconto che ben conosciamo di Beren e Lúthien, proprio da questa suggestione, da questa visione meravigliosa di lei che danzava in mezzo a questi fiori bianchi che possiamo vedere appunto in questo bosco. E tra l'altro, tra molti racconti comunque che Tolkien inizierà e che non finirà, sebbene con molte revisioni, quella proprio la storia di Beren e Lúthien è una che porterà a conclusione. Ma nelle sue storie, appunto nella sua mitologia, le foreste e gli alberi appunto hanno un ruolo non di secondo piano, perché pensiamo addirittura agli alberi di Telperion e Lorelin, quindi questa è una foresta che verrà immediatamente dopo, però insomma se voi pensate al Silmarillion e appunto alle storie dei due alberi di Valinor che davano rispettivamente la luce argentea e la luce dorata, erano poi gli astri destinati, da queste piante, da questi alberi nasceranno poi gli astri destinati a segnare proprio il corso della giornata nella cosmogonia tolkieniana, quindi non era un ruolo, se vogliamo, di secondo piano, ma era un ruolo anche molto interessante, molto importante, che poi sappiamo anche lì tutta l'evoluzione, sarebbe proprio da fare solo la storia di questi alberi per arrivare fino all'albero bianco, ma quello ci aspetta anche più avanti. Con questo senso anche di bellezza che Tolkien aveva per quanto riguarda gli alberi, per lui stavano ad indicare anche una sorta di rifugio, anche nella vita, anche nei momenti più tristi. Tolkien con il fratello Ilari amavano arrampicarsi sugli alberi proprio per godere, se vogliamo, anche di questa sensazione, se vogliamo, di libertà, dei momenti duri durante la malattia della mamma, gli alberi rappresenteranno un rifugio, quasi un momento di distacco dalla sofferenza che stavano vivendo i ragazzi, quindi un momento di spensieratezza, un momento di alleggerimento proprio dal vissuto quotidiano. E la stessa sensazione di leggerezza la ritroviamo poi nei suoi scritti, perché è il momento, se vogliamo, di sollievo che troverà anche la compagnia di Thorin nello Hobbit, inseguita dagli orchi e dai mannari, sarà proprio il rifugio sugli alberi, così come Bilbo stesso, quando si ritroverà invece sempre con la compagnia perduto in mezzo a Mirkwood, per cercare di trovare un momento anche lì di ristoro, dovrà arrampicarsi su una grande quercia dove
descrive Tolkien il momento in cui si levano, no? Tutte queste farfalle bellissime che ci danno proprio il senso della libertà e del respiro per trovare appunto un momento di sollievo. Perfino Gollum sopra gli alberi dirà sale per sentire il vento libero, quindi proprio la libertà, no? Che si respira sopra queste magnifiche espressioni della natura. Però ecco, la sensazione del prodigio, delle forze di questo spettacolo, certo non escludevano il fatto che rappresentassero anche degli luoghi oscuri, dei luoghi comunque di pericolo. Le foreste, la rappresentazione degli alberi, per chi da ignaro vi si introduceva magari senza troppa accortezza, potevano diventare veramente dei luoghi pericolosi. E quindi abbiamo appunto un esempio, questa è la foresta di Taur Mafuin, sempre da uno delle illustrazioni di Tolkien, nel momento in cui l'elfo Beleg incontra Findor nella storia tragica di Túrin Turambar. E quello che ci fa vedere Tolkien, adesso qui magari è un pochino chiara come immagine, però se voi andate anche, cercate su internet, vedete che effettivamente è un po' più cupa, ovviamente pensiamo sempre che questo è un tipo di illustrazione che magari mi faceva pensando anche poi sia per se stesso, ma anche poi magari per i suoi figli, quindi era sempre uno stile, se vogliamo, un po' più leggero, sarà diverso poi quello che adotterà per il Signore degli Anelli, ma quello poi non era neanche previsto per la pubblicazione. In ogni caso, questa è un'illustrazione che presenta anche qui una ricchezza di particolari molto significativi, perché Tolkien va veramente a lavorare su ogni singolo albero, rendendolo unico. Cioè, sapendo perfettamente che le piante, pur appartenendo alla stessa specie, sono tutte diverse. E questo è quello che farà, quindi lavorandoci con un'accuratezza incredibile. Questo, tra l'altro, realizzato appunto per la storia di Túrin Turambar, verrà ripreso nel corso del tempo da Tolkien, ci lavorerà a più riprese, fino ad arrivare agli anni più o meno 70, quindi continuando a rimaneggiarlo per arrivare insomma poi a... come dire, anche a un'idea più compiuta che lui aveva in mente, perché la stessa immagine poi Tolkien, se andiamo avanti, la utilizzerà anche proprio per Mirkwood, eccola qua, togliendo però gli elfi e stando a indicare comunque come fosse anche accorto e parsimonioso nell'utilizzo delle immagini, e quando effettivamente poi un'idea funzionava, era giusta anche riproporla. E lui sapeva che questa idea, insomma, di questa foresta impenetrabile, che poi tra l'altro qui giocata veramente nella dicromia, da proprio questa sensazione anche ancora più di inquietudine, andava a completare anche un tipo di atmosfera che si rispecchiava nel racconto stesso. Tra l'altro qui Tolkien disegnerà appunto in basso sulla destra anche un bel ragno, quello era per fare paura soprattutto al figlio, diceva, però insomma era proprio per rendere la sensazione che insomma la compagnia di Bilbo si sarebbe andata a inoltrare in un luogo che sicuramente non prometteva tranquillità e serenità. La prossima illustrazione, sempre per parlare appunto di questi soggetti un po' inquietanti, quella del vecchio uomo salice, che anche questo non sarà, questo è un disegno che Tolkien non realizzerà poi pensando alla stampa, però ha voluto rappresentarla, ha voluto guardarla sempre con questa, con questo sguardo di, comunque, di come gli alberi potessero essere allo stesso tempo insomma anche delle creature insomma dal quale bisognava un attimo guardarsi. Sappiamo appunto nel Signore degli Anelli poi sarà quello che catturerà Merry Pipino, e quindi è solo con Tom Bombadil riuscirà a metterlo al suo posto. Ma l'ispirazione per questo salice, molto probabilmente, diceva il figlio John, poteva essere stata suscitata proprio sulla riva del fiume Cherwell vicino a Oxford, dove questi salici, evidentemente all'epoca in cui Tolkien passava, dovevano insomma fare la loro bella figura. Andiamo avanti. Ecco, in mezzo a tutto questo, insomma, in mezzo a questi alberi bellissimi, in mezzo insomma a queste foreste inquietanti, poi c'è una foresta che resta nell'immaginario di Tolkien in maniera molto
incisiva ed è il regno ovviamente di Dama Galadriel, che è la foresta di Lothlórien. Più di una volta, anche nelle sue lettere, Tolkien dirà che non si può descrivere a parole e neanche disegnare come doveva essere questa foresta, perché doveva essere veramente un luogo straordinario di bellezza. Là il male non poteva arrivare, quindi già questo ci dà una definizione molto chiara di come doveva essere questo luogo, preservato da ogni tipo di corruzione, potremmo dire, mortale, no? Tant'è che gli studiosi dicono che appunto molto probabilmente Lothlórien per Tolkien richiama un po' le visioni medievali del paradiso contenute nei racconti appunto tipo Pearl, quindi che ci sia un po' questo tipo di collegamento, proprio la terra celeste dalle foglie d'argento. E qui poi Tolkien realizza una delle sue tante, potremmo dire, invenzioni, cioè realizza una pianta che è il Mallorn, che è un albero straordinario perché ha la bellezza e l'altezza di un faggio, ma poi è possente come un olmo. Quindi unisce due piante per crearne, potremmo dire, una terza che avesse il bello di entrambe queste due espressioni della natura. Tra l'altro il Mallorn è una pianta che ha un ciclo dove il momento, diciamo che non, durante l'inverno non perde le sue foglie, in realtà le sue foglie diventano dorate e quindi anche il momento, potremmo dire, di caducità per una pianta invece trova uno splendore straordinario. Ecco perché Lothlórien ha comunque questo fascino che Tolkien, pur non avendo pensato anche a questa illustrazione, una destinazione per essere pubblicata, però l'ha voluta comunque realizzare per cercare di dare appunto questa atmosfera che lui sentiva molto, molto vicina. Poi, tra le varie espressioni della natura, di sicuro, qui siamo un attimo avanti, quella però va benissimo, no, possiamo tenere ancora questa, è perché volevo parlare, ma lì non c'è effettivamente un disegno di Tolkien, degli Ent, che sono i pastori di alberi. Ho già avuto modo di approfondire durante il percorso di avvicinamento al meeting il tema di Barbalbero a lungo, quindi qui ne faccio veramente solo un accenno, però ecco, gli Ent sono un'altra di quelle creature di Tolkien che effettivamente ci indicano quanto appunto fosse legato a questo soggetto, tanto da creare appunto i cosiddetti pastori di alberi, che hanno nella loro particolarità il fatto che non possono neanche essere chiamati per nome, e qui ci ricolleghiamo davvero al tema dell'albero, perché il loro nome non fa che crescere e loro hanno vissuto molto molto a lungo. Il loro nome appunto è come una storia e i nomi veri narrano la storia delle cose a cui appartengono. Quindi, che secondo me è una definizione davvero bellissima di quello che è il senso che aveva anche Tolkien, delle cose che crescevano in fondo, quindi che continuavano a produrre frutto, come appunto l'albero, come il tema dell'albero su quale Tolkien tornerà più e più volte. Così come appunto è destinato a fiorire, e qui possiamo sì andare avanti, invece l'albero bianco di Gondor, che questa è la copertina che Tolkien realizzerà per Il ritorno del re, dove appunto vediamo l'albero bianco, che era l'albero destinato a fiorire solo nel momento del ritorno, insomma, sul trono di Gondor, del vero erede, non dei sovrintendenti, e quindi ecco che nel momento della massima fioritura vuol dire che finalmente il re è tornato. L'albero comunque, andiamo all'ultimo step, spero di essere sempre in tempo, l'albero appunto è proprio uno dei soggetti che Tolkien continuerà a elaborare per tutta la sua vita, come questo, come l'albero di Amalion, che è l'albero appunto delle storie, quindi qui ci ricolleghiamo perfettamente al nostro tema. Vedete la data, io dico sempre 1928-1972, ecco, non è che si è dedicato a quest'albero in particolare per tutti questi anni, però lui ha continuato veramente a lavorare su questo tipo di soggetto, su questo tipo di albero, anche con tutta questa sua fioritura costante, continua, perché in effetti rappresentava poi quella che era la fioritura costante e continua, che erano le sue storie, che quindi non finivano mai. E quindi abbiamo diversi anche di questi soggetti. E per chi appunto non lo sapesse, a me piace
ripetere che appunto che il termine Amalion deriverebbe dal quenya Amalia per indicare appunto l'aggettivo ricco benedetto e da Amal, ovvero ricchezze, benedizione e buona sorte. E allo stesso tempo ci ricolleghiamo al termine di Elm Tree che dicevamo all'inizio, quindi con meraviglioso, qui abbiamo veramente raggiunto il come dire, la somma di tutto quello che era un po' anche l'intento, secondo me, di Tolkien quando realizzava questi disegni, che poi tra l'altro si ispireranno comunque all'arte che Tolkien ben conosceva, perché qui conosciamo lo stile Art Nouveau e quindi la stessa, se vogliamo, leziosità anche che aveva questo stile in quegli anni, ma con una delicatezza che davvero si ricollega, secondo me, alla delicatezza che Tolkien aveva fin dai suoi primissimi abbozzi, fin dai suoi primissimi acquerelli. Volevo appunto, vedo che qua sul tempo siamo più o meno giusti, volevo giusto chiudere con ricordando che l'altro, ci sarebbe anche qui da parlare appunto tanto, l'altro tema che aveva per protagonista un albero è il racconto di Foglia di Nigel, e quindi vediamo come Tolkien sempre, potremmo dire, riflettesse anche da questo punto di vista su questo soggetto. E appunto come gli alberi continuassero effettivamente a ritornare sotto le forme, se vogliamo, anche più disparate, tant'è che ad esempio in una delle sue poesie più celebri, quella della mitologia, in risposta a chi definiva il mito e le fiabe una menzogna, Tolkien, nello spiegare lo scenario concettuale proprio della poesia, dirà: ho scelto gli alberi perché sono al contempo facilmente classificabili e immensamente singoli. Ciò vale anche per altre creature, ma io li noto assai di più. E secondo me questa è veramente una definizione meravigliosa di come Tolkien arrivava, insomma, a chiudere diciamo un po' anche il tema di questa sera. Qui ho voluto concludere con un'ultima frase legata sempre alla creazione, visto che abbiamo fatto incursioni nel mondo primario e nel mondo secondario attraverso la figura dell'albero, con una frase di Tolkien, molto, anche questa molto importante, cioè molto conosciuta, ma che ci dà il senso di come lui pensasse, insomma, anche a questo tema, e dice: la mente che pensò al leggero, al pesante, al grigio, al giallo, al fermo e al fulmineo, pensò anche alla magia che era in grado di rendere le cose pesanti, leggere e in grado di volare, trasformare il grigio piombo in giallo oro e la ferma roccia in acqua che scorre. E se poteva fare una cosa, poteva naturalmente fare anche l'inverso, e inevitabilmente fece entrambe le cose. Ma in queste cosiddette fantasie, nuove forme vengono alla luce, la magia inizia e l'uomo diventa una sorta di creatore. E vi ringrazio. Grazie Roberta Tosi, anche perché ci hai permesso di vedere un aspetto, no, anche dell'arte di Tolkien che di solito magari conosciamo di meno, ma che è estremamente significativo e completa, direi, la visione complessiva. Passiamo all'ultimo intervento, che è quello di Mauro Toninelli, che anche lui ha scritto, no, da poco un libro, quindi magari poi ci dirà, ma il titolo è... anche questo è interessante, ce lo spiegherà, per festeggiare il suo 111° compleanno. È qui che comincia la nostra storia. La storia e la storia con la S maiuscola nel Signore degli Anelli. Prego Mauro. Bene, innanzitutto aspettiamo, ecco, la videocamera. Ecco, grazie, ho l'onere e l'onore di accompagnarci a dormire, no? Visto l'ora, spero di non essere... troppo soporifero. Intanto grazie ovviamente a chi ha organizzato e chi ci ha invitato, grazie per la citazione del libro, si intitola così, lo dico, esatto. E poi abbiamo tolto il dente, Colui che raccontò la grazia, edito da Cittadella. Vi racconto una storia e poi cominciamo da lì. Non si vede, però un discendente di Shelob ha deciso di pungermi sotto un occhio, oggi va già meglio, l'altra sera, e quindi avevo tutta questa cosa orribile da vedere. Questa è la story, secondo Tolkien. La history, invece, è il fatto che alla talora, in quel tal posto, un ragno
appunto il sottoscritto sotto l'occhio. Il fatto che sia un discendente di Shelo, eccetera, eccetera, ve l'ho raccontato io. È differente, sì. Entrambe, la story e la history, hanno alla base qualcosa di vero. Però sono due modi di raccontare questa cosa. Ecco, noi in italiano un po' questa differenza ce la perdiamo, perché se leggiamo le traduzioni tanto del signor Nelli quanto del saggio sulle fiabe che vi citerò in questo intervento, insomma a volte troviamo storia per story, per history, per tales, eccetera, eccetera. Quindi, mentre Tolkien, che sappiamo essere molto attento alle virgole, non solo alle foglie, no? Abbiamo visto prima l'attenzione ai particolari anche sullo scritto, per cui se inserisce una H maiuscola o una H minuscola, qualcosa vuol dire. La frase che magari, Beppe, cominciamo, la frase che vedete che dal titolo al mio intervento è comunque tratta dal prologo del Signore degli Anelli. Dopo averci spiegato chi sono gli Hobbit, finisce dicendo proprio così. Era la festa del 111° compleanno di Bilbo e qui comincia la nostra storia. E history è con la H maiuscola. È l'unico caso in tutto il Signore degli Anelli. Oggi facciamo presto, basta prendere un PDF, cerca history, fatevelo passare. L'unico caso in cui ha la H maiuscola, cioè la storia è con la S maiuscola, è questo. Poi ci sono un sacco di history con la minuscola. Vi cito, no, stai pure di là, la lettera 142 di cui ci ha già parlato a inizio serata Ivano, in cui quelle frasi che venivano sottolineate da Ivano finiva proprio con quest'idea. L'elemento religioso è infatti radicato, se prendete una tradizione, insito se ne prendete un'altra, Ivano ce ne ha proposta una terza. Comunque, nella storia, con la S maiuscola, history, c'è tutta questa cosa qui che Ivano un pochino ci ha raccontato e che potete trovare. Però qui è con la H minuscola. E allora la domanda è, perché nel prologo Tolkien mette la H maiuscola quando dice che comincia il Signore degli Anelli lì? E nella lettera in cui dice il Signore degli Anelli è fondamentalmente un'opera religiosa e cattolica, eccetera, 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 e queste cose sono nella history con la H minuscola. E allora ho provato, spero di farlo molto velocemente ma in maniera esaustiva, a cercare qualche riferimento nei testi di Tolkien. Senza dimenticare questo passaggio del saggio sulle fiabe, che dice il modo, uno dei modi, poi se conoscete il saggio sulle fiabe, sapete che una delle cose che Tolkien fa è provare a descrivere questo collegamento tra mondo primario e mondo secondario, però dice questo passaggio importante, secondo me. La fantasia è distinta dal mondo primario, ma un buon artigiano ama il suo materiale e ha quella conoscenza e quella sensibilità per l'argilla, la pietra e il legno che può essere data solo dall'arte del fare. Poi continua, no? E dice... Sono amante, no, vado a memoria, questo non l'ho messo, sono amante della natura ma non schiavo. Cioè quando io invento e uso fantasia, è vero che sto inventando, sono nel mondo secondario, ma è altrettanto vero che come un bravo orefice, se metto un diamante sopra l'anello, quel diamante risalta di più. Ma il diamante ce l'avevo già prima, era già parte del mondo primario. Ecco, non dimentichiamo questa cosa perché ci serve, per quanto andiamo a vedere adesso per capire la differenza tra le due history. Continuiamo, grazie. Allora, la prima volta che nel saggio sulle fiabe appare la parola history è questa legata all'albero dei racconti, neanche a farlo apposta. No? E Tolkien dice, quello che mi interessa è quello di districare la storia, la history, intricata e complessa, dei rami dell'albero. Che detto in un altro modo nel saggio sulle fiabe dice voglio capire come si arriva a costruire i racconti, voglio capire questa storia, quindi tornando all'esempio del ragno, quel giorno, quella sera, in quell'occasione, eccetera, questo è quello che mi interessa, che è nel mondo primario, sì, ma che entra nel mondo secondario, racconti, ok, questo è, però tenete a mente che è con la H minuscola. Sempre nel saggio sulle fiabe, poi arriva in questo lungo passaggio in cui introduce il concetto del calderone, non mi sto a dilungare perché immagino che più o meno sappiate tutti, al limite ci torniamo nella fase delle domande, e compare la history con la H maiuscola, cioè nel calderone c'è qualcosa che è in attesa delle grandi figure del mito e della storia,
Che differenza c'è tra questa history e quella sopra? Perché quella del calderone in cui c'è tutto, ecco la H maiuscola, e quell'altra invece no? Punto di domanda. Vi lascio la domanda perché poi Tolkien ci accompagna, se magari rinfrescatevi il saggio sulle fiabe perché è interessante. Sono i principi ermeneutici per leggere poi i Tales. Prego, vai pure, così vado veloce. Questo ve l'ho messo in inglese per cogliere i tre passaggi, che sono tutti sempre nel saggio sulle fiabe, nella parte finale in cui lui arriva alla conclusione, in cui dice, ve la faccio breve ma poi lì lo vediamo meglio, che i Vangeli sono una story, e qui recepisce, anticipa, bisognerebbe fare una ricerca, magari questo è più di Oronzo, ti demando la cosa, recepisce una delle encicliche prima del Concilio Vaticano II in cui si dice che la Bibbia e i Vangeli sono soggetti a generi letterari. Ecco perché è story. Non perché non sia vero, ma perché il modo di fare storia nel primo secolo d.C., il modo di fare history nel primo secolo d.C. è fare story. Qui bisognerebbe poi entrare, ci dilunghiamo. Quindi vedete l'utilizzo di story. Questa story, che ha un fondamento vero, ma che è raccontato, entra nella history, con la H maiuscola, e nel mondo primario. Poi vedete sotto la nascita di Cristo, è l'eucatastrofe della history minuscola dell'uomo. Che differenza c'è tra quella e quella sotto? Cosa succede in mezzo? Succede quella cosa lì, che l'eucatastrofe, nascita di Cristo, resurrezione di Cristo, entrano nella history con la minuscola degli uomini e la cambiano in history con la maiuscola. Cioè danno alla history una teleologia, un fine, uno scopo, un senso. Però questo uno dice sì, però sei nel mondo primario, ok? Però tenete a mente che il Signore Anelli inizia con la H maiuscola nel prologo. Perché? Continuiamo sempre con il saggio sulle fiabe. Vado veloce perché non voglio tediarvi troppo, ma al limite ci torniamo. Dice, potete immaginare com'è bello, con la gioia, no? Di uno che scrive una fiaba, e poi questa fiaba se la trova vera nel mondo primario come se fosse storia. Ecco, qui ho dimenticato di mettervi il corrispettivo inglese, ma stiamo parlando di history. Quindi come sarebbe bello per uno che scrive una storia, una fiaba, un tales, vederlo diventare history. È bellissimo. Ma questo è successo solo in un caso, solo nella conclusione del saggio On Fairy Story, quando la leggenda e la storia, con la S maiuscola, si incontrano e fondono. Cioè, quando la visione della storia è più alta di chi la sta vivendo. Il ragno che mi punge, che io vi ho raccontato, figlio di Shelob, discendente di Shelob, che è una story, è però una history. Quanto tutto questo entra in relazione con la mia storia? Magari ve lo dirò tra un po', perché a volte bisogna rileggere, e torno alle lettere di Tolkien in cui dice sono, e ci ricordava prima sempre Ivano, no? Rileggendo, ti rendico, riguardando la mia storia, history, scopro che è inserita magari in una history che ha senso, che è più grande di me. Ora, questa è la premessa ermeneutica. Vai pure. Adesso proviamo a entrare nella history del Signore degli Anelli e mettiamo in concreto queste cose teoriche. E quando parliamo di storia dobbiamo porci due domande: il dove e il quando, sempre. Che sia un tales, che sia una story, che sia una history, sono le due domande a cui si risponde. Se sono un archeologo rispondo in un determinato modo, se sono un narratore un altro, se sono uno che ha l'appuntamento con la fidanzata, se sbaglio il where e il when, ho sballato l'appuntamento. È fondamentale, è fondamentale. Se dico a una ragazza andiamo a mangiarci un gelato insieme e gli do l'orario sbagliato, se ci fosse qui il mio bambino che ha 4 anni vi canterebbe dimmi dove e quando di qualche estate fa, che è history ormai, perché non ci sono più il duo che cantava quella canzone. Vabbè, è per tenervi un po' svegli, ma insomma, proviamo a rispondere a queste due cose rispetto a Signore Anelli. Vai pure.
rispetto al where, è Tolkien stesso che ce lo dice, è facile, è la cosa più facile, il problema è il when. Lo troviamo sempre nel prologo. Dove sono gli hobbit? A nord-ovest del vecchio mondo, est del mare, che vuol dire Inghilterra, Europa, vecchio mondo, siamo noi. E poi continua in una lettera, che è la 211, in cui dice: quando mi sono inventato questo mondo, questa storia, ho tenuto i piedi piantati sulla mia madre terra. La terra di mezzo non è una invenzione, ma è una modernizzazione del termine greco oikumene. Per cui ci sta dicendo, guardate che la terra di mezzo è la nostra terra, è dove noi abbiamo i piedi piantati per terra. E poi aggiunge: perché ho fatto questo e non ho fatto quello? Non mi sono inventato un mondo, come molti romanzi post-Tolkien, ispirati a Tolkien più o meno. Perché? Perché non si può amare ciò che è alieno con la stessa passione che si prova per i consanguinei. Io amo questa terra e quindi inserisco una storia che è su questa terra. E in questo senso, se volete, l'ultimo testo di Garth, che fa un po' questa ricerca, no? Quali luoghi hanno ispirato la costruzione dei luoghi della Terra di Mezzo. Questo per dirne uno, ma sicuramente ci sono tanti altri testi. Oronzo potrebbe probabilmente raccontarci un sacco, perché è parte del suo studio. Però Tolkien ce lo dice chiaro. Allora, la Terra di Mezzo, il dove, è la nostra terra, la nostra casa, dove abbiamo i piedi noi. Il problema resta il when. Perché resta il when? Perché apparentemente il Signore degli Anelli ha un sapore medievale e probabilmente 9 su 10 rispondono l'ambientazione temporale è il Medioevo. Cosa vera? In parte. Perché noi sicuramente assaporiamo il sapore medievale leggendo il Signore degli Anelli. Sicuramente è un orizzonte, è un sapore che lui vive, sono i romanzi che studia, sono le storie che ama. L'ambientazione pare quella, ma se, vi cito la lettera 211, prendiamo per buona la datazione che lui fa nel 58, dice che più o meno siamo a 6.000 anni, più o meno, dalla distruzione dell'anello, quindi fine terza era. E all'incirca, prendiamo per buona, ogni era vale 2.000 anni. Se noi andiamo indietro di altrettanti 6.000 anni, vorrebbe dire che l'inizio della storia raccontata nel Silmarillion, i primi nati, eccetera, è ambientato nella preistoria. E leggendoci il Silmarillion, arrivando alla terza era, dovremmo vedere una evoluzione che passa dall'epoca del bronzo, preistoria, attraverso le varie epoche. Eppure noi respiriamo più o meno sempre lo stesso clima. Non c'è un'evoluzione storica così come è avvenuta nella nostra storia. Per cui questa history ha qualcosa che non torna. Il tempo non torna. Se poi vogliamo vedere meglio, voi scoprite che nel Signore degli Anelli non ci sono le cose che erano tipiche del Medioevo, non ci sono epidemie. Poi vabbè, noi ne stiamo passando una da un paio d'anni, ma in teoria era una cosa da Medioevo. La vita è longeva, al di là dei casi specifici di Aragorn ma, e degli Elfi, ma anche gli altri non muoiono giovani, come era nel Medioevo. Ci sono monarchie nazionali più da epoca moderna, non feudali, nel Signore degli Anelli. Non abbiamo le guerre feudali. Non abbiamo la presenza della Chiesa con un ruolo fondamentale. Il Medioevo è segnato da quello, perlomeno per il vecchio mondo. Non c'è, non esiste. Anzi, ci dice nella lettera che citava Ivano che ha tolto quasi tutto, perché rimane qualcosina di religioso. Quindi non è Medioevo, anche se ha il sapore del Medioevo. Che tempo è? E lo dice Tolkien nella lettera che vi citavo prima. È un tempo immaginario. Suppongo di aver costruito un tempo immaginario. E un tempo immaginario perché? Questa è la domanda. Perché questa history si stacca dal tempo immaginario? Vai pure avanti, ce lo dice lui.
poiché ora tentiamo di occuparci della vita ordinaria, che ritorna sempre indomita pur se calpestata dalle politiche e dagli eventi del mondo. Ci sono accennate anche storie d'amore e amore in diversi modi, totalmente assenti nello Hobbit. Perché? Perché si occupa della vita dell'uomo. E qual è il tempo migliore della history per parlare all'uomo di tutti i tempi? Perché se io lo metto nel Medioevo, vabbè, stai parlando dell'uomo medievale. Se uso il, anche se qui lui mi tirerebbe le orecchie, ma il c'era una volta delle fiabe per bambini, anche se lui dice, è una cosa che noi releghiamo ai bambini. Se metto qualcosa vicino all'epoca che lui sta vivendo, tra la prima e la seconda guerra mondiale, tutti ci vedono, cosa che qualcuno comunque ha fatto allegorizzando, i riferimenti a quel tempo. Come faccio a smarcarmi da tutto questo con un tempo immaginario? E il tempo immaginario permette a Tolkien di parlare all'uomo di tutti i tempi di cosa? Delle verità dell'uomo antropologiche. Ci sono verità antropologiche nel Signore degli Anelli che valgono per l'uomo di tutti i tempi, di tutte le età, di qualunque condizione. E per poterlo fare deve smarcarsi da una visione del nostro Wen. Ha bisogno di un tempo immaginario. E allora questa history come si costruisce? Si costruisce attraverso le azioni degli uomini. Che grande scoperta, qualcuno dirà, ci hai detto una novità. Ma lo dice anche Tolkien. No, torna pure, scusa. Torniamo di lì. Le azioni degli uomini sopravvivranno. Un dialogo tra Legolas e Gimli. Che cosa rimarrà ora? Rimarranno le azioni degli uomini. Azioni che sono libere. Azioni che sono guidate da Aragorn nella quarta era, ma che rimangono libere. E allora capite che quella frase che noi abbiamo letto all'inizio e che tutti citano, anche chi non ha letto il Signore Anelli, perché è bellissima, è molto vera, no? Tutto ciò che possiamo decidere è come disporre del tempo che ci è dato. La libertà di decidere nel tempo che cosa fare. Questo vuol dire che tutto va bene? Questo vuol dire che Tolkien è relativista? No. Però la libertà ce l'abbiamo. E la libertà è quella cosa che permette a Gimli, Aragorn, Gollum, Frodo, tutti i personaggi, di costruire la history con la H minuscola. Ma questa libertà permette alla verità dell'eucatastrofe di entrare nella storia secondaria. E perché glielo permette la libertà? Perché se non ci fosse libertà saremmo allegorici. Se ci fosse l'allegoria non avrebbe senso di parlare di eucatastrofe, perché l'allegoria toglie la libertà. L'eucatastrofe, la verità, ha bisogno di entrare in una storia con la H minuscola per trasformarla in una storia con la H maiuscola nel rispetto e nel dialogo con le libertà. Pensate a quando a Gandalf o a Galadriel viene offerto da parte di Frodo l'anello. Come reagiscono? Anche se lo usassi per il bene, farei del male. Perché? Perché l'azione che toglie la libertà anche per il bene viene percepita come male. Dite a un adolescente, qua esce il mio essere insegnante, dite a un adolescente di 16 anni che non può uscire, perché se no viene preso dalla macchina che corre sotto ai 150 all'ora. Lo fai per il suo bene, sì, ma lui non lo percepisce per il suo bene. È una privazione di libertà. La libertà dell'uomo permette di costruire la history con la H minuscola, ma permette allo stesso tempo a una verità più grande di entrare in dialogo e di trasformarla in una history con la H maiuscola. Lo scopriamo quando? Solo dopo. Vai pure all'ultima slide, qua è un pezzo lunghissimo di una lettera in cui parla dell'eucatastrofe. Mi interessa la prima parte, la lettera all'89. Tutta la tua natura incatenata a causa e effetto materiali, la catena della morte, e torniamo a quello che ci diceva prima nell'intervento sulla morte, prova un sollievo improvviso come se un arto lussato tornasse improvvisamente a posto.
percepisce se la storia possiede verità letteraria sul piano secondario. Quindi questa Eucatastrofe, nel rispetto della libertà, deve valere per Frodo, per Sam, per Gollum, per Aragorn, per Gimli, altrimenti non è vera, che è così che le cose vanno nel grande mondo. Ah, scusate, ho saltato qualche riga. Per questo vedi il saggio, quindi il riferimento a quello che vi ho detto prima, che è così che le cose vanno nel grande mondo per il quale la nostra natura è fatta. E concludevo, vabbè, e poi recupera quello che dicevamo prima. Cos'è che trasforma il Signore degli Anelli nel prologo? Che è un po' come dire, adesso ti ho fatto la cornice e ti ho detto che qui sei davanti a una history che diventa history, anche se lo scopri alla fine, anche se lo scopri rileggendo. Io però te lo dico già qui. Perché? Perché l'ho riletto prima di te. Perché sono in questo momento il narratore. Perché ti introduco. E in tutto questo gioca, e chiudo, spero di essere stato nei tempi, gioca chiaramente la visione della history di Tolkien sul piano primario, che è piena di un sacco di situazioni complicate, drammatiche, e anche di situazioni gioiose. La history riletta dal Tolkien cattolico diventa una history con la H maiuscola. E prima parlavamo a cena di Dostoevsky. Uno non diventa Dostoevsky se non passa quel che è passato Dostoevsky. Uno non scrive Il Signore degli Anelli, non è Tolkien, se non passa quel che ha passato Tolkien. E alla fine, chiudendo Il Signore degli Anelli e dire sono tornato come Sam, fa forse guardare la history del mondo primario con occhi nuovi. Grazie. Grazie a Mauro Toninelli. Penso che, insomma, finché resistiamo, finché non crolliamo, se c'è qualche domanda per i nostri relatori, prego. Non vi attaccate. Comincio io da qua, guarda, così non mi devo neanche alzare, sono più comodo per pulite, no, ma così non lascio la postazione. Io volevo cominciare con una domanda di Ivano, o meglio, un commento, una chiacchierata con Ivano, perché il tema che lui ha affrontato secondo me è molto interessante ed è legato secondo me a una cosa di cui abbiamo parlato tante volte. In che senso? Tu adesso hai fatto quel grafico, adesso magari lo andiamo a riprendere, in cui tu parti dalla realtà primaria, parli di una distillazione del mondo, dei, diciamo così, di principi generali, per poi riscendere nel mondo secondario. Io il problema che ho con quello, ma siamo qua un po' più in un contesto per dialogare, è che non mi giustifica tanto l'idea di incoscienza, nel senso che Tolkien parla di un fatto che quando lui scrive Il Signore degli Anelli lo fa in maniera incosciente. Cioè, la domanda mia per te è come si può spiegare questo processo di distillazione e di ritraduzione in un mondo secondario se fatto in maniera incosciente? Cioè, cosa intendi dire te per distillazione di... Fammi capire bene cosa intendi dire per quello, perché io il problema che io dal mio punto di vista di critico letterario è che rischio comunque nella cadere nella trappola di un lavoro razionale, ecco, capito? Ecco, invece la distillazione mi preoccupa se inteso in modo... razionalistico, però dimmi te cosa ne pensi, vado magari. No, questa è una cosa su cui ho riflettuto parecchie volte e mi sono dato due tipi di risposte. Uno che quel, infatti la lettera lo dice, la motivazione, cioè i motivi che vengono inseriti in una situazione in particolare, inconsciamente presi, ricordati, volutamente, cioè è un insieme di cose, non è che uno razionalmente si mette là e lo fa automaticamente. Cioè, il discorso che secondo me Tolkien scriveva è nel momento in cui scriveva, senza starci poi a pensare più di tanto, gli venivano quelle cose. Altre volte invece ci ragionano un po' di più su. Io ho sempre in mente una lettera che lui scrive a Christopher, se non mi sbaglio, sono negli anni 40. E lui dice, ho trovato nei boschi di Faramir e sta ritardando la catastrofe.
secondo me lui aveva dei paletti precisi, cioè sapeva che ci doveva essere la catastrofe, cioè, o sapeva che doveva avvenire questo. Graficamente, te lo dico, tipo questi paletti, questi traguardi. No, li aveva anche scritti, ti posso confermare. Lui aveva un piano, ce l'abbiamo, tutto il piano della storia ce l'aveva quasi all'inizio, c'era proprio lo schemino. Cioè io li vedo tipo nelle barrette originali, d'accordo? Poi lui mentre scriveva, hai presente tipo delle onde? Quella è la sua, tra virgolette, ispirazione. A seconda di come l'onda va, che può essere più alta, più bassa, più corta, quelle barrette è come se si dilatassero o si restringessero. Quindi secondo me lui le commissionava le due cose, non si faceva vincolare, però in un certo qual modo lui da un lato inventava, dall'altro però cercava di rispettare, chiaramente alle volte ci riusciva poco, è forte quando dice io devo scrivere un capitolo, ne ho scritti tre, perché la situazione mi è sfuggita di mano. Quindi secondo me in Tolkien ci sono tutte e due le cose. Quel grafico che ho fatto, in realtà, ripeto, è non razionale, è forse una maniera sua. Non so se è chiaro. Quindi stavo cercando di capire, ma questa è del primi 1940. Mi incuriosiva il racconto degli alberi, questo suo, nelle sue illustrazioni ricorrono sempre, sappiamo, l'amore per Tolkien per gli alberi, e questa cosa è sulla questione del barbaro degli Elf, che era legata molto alla questione di Shakespeare dell'avanzamento della foresta a un certo punto. Quindi più che fare una domanda e fare i complimenti, perché sono state quattro relazioni diverse che hanno toccato temi veramente per me nuovi, nel senso che conosco come culture, ma non approfondisco questi temi. Mi è piaciuto ed è bello vedere quanti studiosi percorrono strade diverse per arrivare poi sulla strada principale di quella di Tolkien. Quindi domande, forse Giovanni, hai citato il Pirlo, Giovanni che sta scrivendo su Pirlo. Oronzo, io avanzo un'ipotesi che scrivo anche nel mio libro. Sicuramente Tolkien, a mio avviso, a proposito delle encicliche, conosceva l'Ecclesiam Suam di Paolo VI. Lo scrivo nel libro e secondo me quella la conosceva molto bene e gliela cita anche al figlio Michael. Però no, sicuramente segue anche il Concilio Vaticano II, quindi sicuramente è attento. Ecco, poi io ho demandato a Oronzo proprio perché quella nello specifico è del primo 900, quindi 1940, quindi può darsi che l'abbia, perché è proprio un termine corretto, cioè, e fino a quel momento la questione biblica è una questione problematica, no? Perché è storia, non è storia, quindi fino a lì, basta. Quindi. A Manuel posso dire che nella mostra c'è un libro appartenuto al padre, Arthur Lewin Tolkien, del 1885, sulla morte di mortalità. Sembra un caso, ma lui aveva un libro sulla morte di mortalità, suo padre, un regalo che qualcuno gli aveva fatto fare. Segno. Beh, allora te lo chiedo in prestito, no? Te lo chiedo in prestito a questo punto. Te lo
Giovanni, fare una domanda. Sì, più che altro una osservazione. Una delle prime poesie di Tolkien era anche quella dedicata a lui ed Edith, cioè figurati in questa poesia come due alberi intrecciati che crescevano insieme. È una cosa che mi ha sempre impressionato molto. Poi invece, no, sempre riguardo Coronzo, ho detto per Pearl, è vero, però c'è anche probabilmente il paradiso di Dante, il paradiso terrestre. Sì, beh, si rifaceva ovviamente alle concezioni un po' medievali anche dell'ortus conclusus, se vogliamo, quindi l'ot lorien confluiscono anche a mio avviso questo tipo di visioni, sempre molto suggestive, che però appunto danno l'idea proprio di questi luoghi preservati comunque dal male in questo caso. E quindi, infatti, è la magia, tra virgolette, di l'ot lorien. Io vorrei fare una domanda a Roberta, adesso la faccio da lontano senza cambiare per illustrare l'impostazione. Quando tu dai queste date dell'albero di Marion, volevo capire meglio, e perché lui ripropone il soggetto tante volte, e come hai visto questa evoluzione? Cioè, hai notato dei cambiamenti rispetto alla prima fase? Hai notato per caso una sviluppo, sono tutti uguali, cosa cambia? Non sono assolutamente tutti uguali, almeno noi ne conosciamo almeno 3-4 versioni diverse, non tantissime. Diciamo molti di questo tipo insomma di soggetto poi si ritrova anche in quelli che erano i suoi doodles, no? In quelli che erano un po' i suoi, chiamiamoli passatempi, esatto, dove lui si divertiva veramente a riprendere anche dai giornali, cioè addirittura insomma a lavorare appunto sui tabloid, no? Sui giornali, dove faceva dei lavori assolutamente pazzeschi, miniaturistici, che ci danno l'idea anche di questo sguardo da incisore quasi, insomma, che lo faceva con la calligrafia, ma sicuramente anche nel disegno lo riprendeva. Quindi era proprio un continuare, un tornare su questo soggetto, ma che nel corso del tempo, appunto, l'albero, quello di Amalion, quello che di solito è più conosciuto, è sicuramente quello più completo e realizzato verso intorno agli anni 70, quindi nella parte conclusiva, mentre all'inizio ci sono questi alberi magari con dei tronchi anche molto più esili, che richiamano in effetti i pioppi, dove però ci sono c'è una chioma molto folta, assume un po' sfumature diverse, oppure diventano addirittura dei sottili fili d'erba che piano piano sembrano quasi note musicali. C'è un'evoluzione, no, attorno a questo soggetto, che è molto interessante vedere come Tolkien continua a sviluppare senza stancarsi mai, proprio perché appunto si rifà questo rovello anche delle storie, quindi c'è proprio questo, potremmo dire, legame molto, molto stretto. Secondo me appunto l'ultimo, l'albero più compiuto è proprio quello più noto, insomma più ricco, perché sembra davvero un cammino che l'abbia portato poi a concludere con questa illustrazione così ricca di particolari, di dettagli, che sembra chiaramente, come è stato detto, insomma, un albero della fantasia, ma in continua fioritura, ed è proprio il suo fascino irresistibile. Ti chiedo anche un'altra cosa per curiosità, perché non la ricordo. Quando tu dici che secondo me è interessantissimo che il Mallon è una sintesi di Ontano e Holm, lo dicono i personaggi, un'autoanalisi, o l'ha ricostruito te, questo miscuglio, a partire dalla descrizione? Commenta di questo. No, qui ci sono stati proprio, adesso io non ricordo esattamente se lo riprende anche Tolkien stesso, ma di sicuro lo riprende, perché ci sono degli studiosi che hanno, uno di questi è Garth, per dire, che dice proprio che il Mallorn è la combinazione di queste due piante, quindi... Bello, perché c'è un legame diretto con un Ferris Stolz, che poi pensi che leggeva Mago, mischiare pezzi della carta. Esatto, esatto. Ci sono altri esempi? Oggi avrà che mi cito solo che mi fa sapere da distante. Ci sono altri esempi di... possiamo dire
alberi piccoli che illustra Tolkien, che di solito nelle foreste ci sono gli alberi alti, le querce, tipo. Ma lui distingue alberi piccoli, tipo c'è una canzone quando escono della contea che dicono apple and slow, let them go. E quelli sono tutti alberi piccoli, alberi domestici praticamente. E mi pare che anche gli Entwives, gli alberi di quali parlano loro, sono sempre quelli di la noce o tipo alberi più di giardino, di orto. Quelli che conosceva meglio anche Tolkien, perché sappiamo che la sua passione per il giardinaggio, che insomma quando aveva occasione insomma si rifugiava no, nel giardino, era un hobbit, come dicevi, in tutto tranne che nell'altezza, e anche questo aspetto era sicuramente tra le sue peculiarità. Che l'albero di Amarion sembra un albero piuttosto piccolo. Esatto, sì, sembra avere questa comunque... visione più domestica, ecco, lui chiamava le querce sul quale fa salire sicuramente Bilbo e che guardava appunto agli olmi, ma anche alle betulle, l'abbiamo tante volte anche nei suoi disegni, insomma questo sguardo di fronte alle betulle, poi alla fine invece sarà un albero più domestico, se vogliamo, quello di Amalia. Poi a me viene in mente anche davanti alle porte di Moria, che ci sono gli agrifogli, e quindi come ci sia davvero sempre questo legame, no? Che ritorna, quindi se vogliamo effettivamente anche il contrasto tra queste foreste con questi alberi straordinari e invece poi uno sguardo più familiare e meno anche pauroso nei confronti di queste altre specie. Anche il fratello Hilary è un pastore di alberi piccoli, perché hanno prugne. Mi sembra di sì. Poi lui amava il pino nero, no? Dell'orto botanico di Oxford, c'era questo pino nero al quale Tolkien era molto... L'hanno tagliato 2 settimane fa. No, davvero? Sì, perché era una malattia. Poi il principe Carlo ha piantato un nuovo pianticello. Hanno fatto la cerimonia. Anche come l'albero bianco. Tornato in lei. Cuidato. La botanica l'ha preso dalla madre. Sì. Lo ha trasmesso il figlio dei quattro, era John, non a caso John durante il seminario era giardiniere, si è occupato e ha scritto un articolo che è pubblicato in edito nel pezzo del libro che ho pubblicato nel libro collettario di Ivano, ha scritto un lungo articolo sul giardinaggio scritto da John, perché lui era chiamato dal collegio al seminario Gatti. Le gambe e racconta proprio la cultura, che cosa faceva, e sembra praticamente Sam che racconta è un inedito che abbiamo pubblicato in questo libro. Quindi John è diventato, poi ha preso l'amore per le piante, l'ha fatto fino alla fine. Io invece faccio la domanda per Mauro un po' completa, sai? Posso dire l'uomo ideale, ma probabilmente. Quello che più vedo è una cosa che ti dicevi, che secondo me è una delle tematiche chiave di questa conferenza. Cioè, tu dici che la, diciamo così, la storia riletta dal cattolico Tolkien diventa history. Cosa intendi precisamente per questo? Cioè, cosa vuol dire? Cioè, qual è il contenuto di questo processo di santificazione, possiamo dire, o di innalzamento? Cos'è che rende maiuscolo effettivamente? Il filtro cattolico di Tolkien, la sua esperienza cattolica, la sua cosciente integrazione dentro un affremo cattolico, cosa consiste effettivamente questo? L'hai già accennato, ma perché sì. Proprio bene mi interessava. Sì, è un po' quello che cerco di spiegare nel mio libro, quindi dirtelo in un minuto e mezzo, oggi ho dedicato 200 pagine, diventa complicato, però no. La visione della storia cattolica, secondo me, io uso questa immagine, quando l'Eucatastrofe viene colta, non si vede la fine, no? Eucatastrofe, lieto fine, però non è il lieto fine della Disney, che tra l'altro sappiamo lui non aveva molto, no? Ma è la visione del fine, non la fine ma il fine, cioè non è tanto un reframe, è chiaro che lui lo sperimenta, ci sono delle lettere in cui lui dice ho messo alcune tematiche che qualcuno non coglierà perché non è sensibile a questi
a questi temi, no? Per cui è obbligatorio essere cattolici per leggere i Signori Anelli e vedere questa history con la H maiuscola? Forse no. È chiaro che il Tolkien cattolico che rilegge il Signore Anelli, ma che rilegge anche la sua storia, davanti alle difficoltà che la storia con la H minuscola pone, le vede inserite in un piano più grande, che è quello dato dalla grazia che in qualche modo interviene nella storia sua, come Tolkien, della moglie. Cioè, pensate alla stranezza, qui ripeto, tocco poi un ambito che non è proprio mio, ma qui c'è l'esperto, no? La stranezza o la grandezza del fatto che finisca nella casa dove ci sono degli orfani, lui è orfano e veda lì la donna che poi sarà la donna della sua vita, anche lei orfana. È chiaro che l'essere orfano non è una cosa piacevole. È chiaro che è una condizione difficile, drammatica. È altrettanto vero che in questa situazione drammatica succede qualcosa che lui rivede probabilmente col senno di poi, no? Quello che vi dicevo prima, no? Magari tra un mese scopro che questo ragno mi ha dato i superpoteri. Adesso a parte la battuta, ma è col poi, rileggendo la mia storia, che vedo dove sono io, dove sta la mia azione libera e dove c'è qualcosa. E quindi qui è il cattolico che rilegge la storia. Uno può dire no, è un caso, è una risposta lecita, sì. Quindi è la fede di Tolkien, secondo me, il suo essere cresciuto dentro questo, il suo credere questa cosa che gli permette di rivedere la storia anche nella drammaticità come un percorso che ha senso, che ha una teleologia e che glielo dà solo l'intervento della grazia. Non a caso il mio libro è altro spottino, no? Si intitola Colui che raccontò la grazia, con la scelta però di raccontarlo, no? Non è banale il raccontò, perché non è un libro di storia, ma è quello che Tolkien fa, è una narrazione, che però gli permette di rivedere la storia. Non so se così ti ho risposto. Se non ci sono altre domande, direi che data l'ora tarda, ringraziamo i nostri ospiti ancora con un grande applauso e rimandiamo a domani. Applausi.